Roccarubia e Terre Brune sono le due espressioni del Carignano del Sulcis. Siamo nella Sardegna più selvaggia, sud-occidentale. Ci spiega perché? Beh, intanto rappresentano il vitigno, il cultivar più significativo del territorio, che è appunto il Carignano, che nella espressione sia del Roccarubia come riserva che del Terre Brune come superiore, diciamo che sono gli ambasciatori di quel territorio. Per la cantina di Sant'Adi sono, diciamo, le etichette bandiera, le etichette che individuano e qualificano la cantina di Sant'Adi, che tanto ha fatto per il Carignano, ma vi assicuro che in questo momento tanto sta anche ricevendo. Con cosa possiamo abbinare, se volessimo suggerire degli abbinamenti gastronomici a questi due vini? Ma noi sugli abbinamenti non vorremmo mettere dei limiti, nel senso che inutile dire che si accompagnano a formaggi o ad arrosti e poi limitare il resto. Vanno anche comunque su piatti abbastanza complessi, perché il vino è complesso, il vino ha di grande struttura, quindi è in grado di appoggiare e accompagnare piatti abbastanza strutturati.